Questo è il corso principale di Battipaglia, quello che una volta era il cuore commerciale della città. Adesso? Adesso subisce i disagi di una città che è poco vivibile, di una città che è poco attraente, di una città che difficilmente raccoglie interesse. E noi sappiamo bene che oggi il commercio si è profondamente trasformato. Con l'e-commerce non c'è più la convenienza oppure l'esigenza di recarsi in un esercizio commerciale, ma ci deve essere l'occasione, il contesto. Oggi la spesa è diventata la passeggiata commerciale. Io mi reco in una città, faccio una passeggiata, mangio una pizza e acquisto un capo d'abbigliamento, un profumo, un paio d'occhiali. È per questo che il rapporto tra la città e il commercio va completamente ridefinito. Quali sono le uniche piazze commerciali che reggono? Quelle che hanno garantito un contesto gradevole, un contesto accogliente, parcheggi, la possibilità di arrivare, trascorrere qualche ora e fare shopping. Per questo noi riteniamo che la causa della crisi del commercio a Battipaglia sia direttamente proporzionale alla crisi di vivibilità della città e di accoglienza della città. E per questo noi crediamo che per rifondare il commercio vadano ricostituite le aree di sosta prima e poi le aree di passeggio. Quindi immaginare un grande progetto di riqualificazione del centro, ma anche di alcuni quartieri periferici più votati al commercio, immagino il rione Taverna, il rione Stella, il rione Sant'Anna, nei quali arrivare, trovare un parcheggio accogliente e comodo, lasciare l'auto e partire per una piccola passeggiata commerciale che possa essere un momento di piacevole incontro e quindi anche di shopping. Perché poi il commercio vivo non è solo la vendita, ma è la vita della città, quindi la bottega aperta, la luminaria, l'alberello, la cura che il commerciante ha per la propria bottega è la cura che il commerciante dà alla città e quindi è un elemento ed è un argomento che non può non essere al primo posto nella nostra agenda. Però riteniamo che prima di ripensare la pedonalizzazione di alcuni settori e la riorganizzazione di alcune aree di vivibilità vadano rifatti i parcheggi, vadano individuate due o tre interventi importanti a corredo del centro urbano che una volta completati e realizzati, una volta che avremo garantito 1000 posti auto per Battipaglia, potremo concentrarci sulla riqualificazione e sulla pedonalizzazione delle aree del centro tali da renderle il salotto della città.